Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. 4 anni dalla pandemia, il ricordo delle vittime di Mattarella. Il ruolo della vitamina D nella salute dell'organismo. Bonus psicologo, da oggi il via alle domande. Sono passati 4 anni dalle immagini delle decine di camion militari con le bare delle vittime di Covid. Una sfida che solo una risposta coordinata a livello globale è stata in grado di superare, con le più recenti scoperte della ricerca in cui l'Unione Europea è stata protagonista. Queste le parole di Sergio Mattarella in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, ricordando come lo sforzo sinergico e solidale delle istituzioni ad ogni livello ha consentito di arginare un nemico intangibile. L'alimentazione è fondamentale per la nostra salute e soprattutto in età avanzata è bene consumare le giuste quantità di carboidrati, grassi e proteine senza dimenticarci dei micronutrienti come la vitamina D. Sentiamo Silvia Migliaccio, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. L'alimentazione è importante in qualsiasi età della vita e soprattutto in periodi in cui vi è una maggior suscettibilità a quelle che possono essere alterazioni dell'introduzione e dell'assorbimento di alcuni nutrienti. Nelle fasce più elevate di età è importante che si abbia un buon apporto di macronutrienti, come anche in altre fasce di età, le proteine, i carboidrati e i lipidi, ma anche, e non ultimi come importanza, i micronutrienti e tra questi i minerali e le vitamine. Una vitamina che è particolarmente importante, soprattutto nelle fasce più grandi della vita, è la vitamina D che noi conosciamo bene perché aiuta a fissare il calcio nelle ossa, aiuta la mineralizzazione delle ossa, ma svolge un ruolo importante anche nel mantenimento del benessere dell'organismo in generale, quindi della funzione per esempio del sistema immunitario, cioè nella protezione del nostro organismo contro le infezioni, nel mantenimento dell'apparato muscolare e quindi ecco qui che la vitamina D svolge un ruolo importantissimo. Sono partite da oggi fino al 31 maggio le domande per il bonus psicologo. È bene presentare subito richiesta perché, come sottolinea David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, oltre al requisito del reddito conterà anche il fattore tempo. Il bonus prevede un contributo massimo di 1.500 euro a persona una volta all'anno per tutti i residenti in Italia con ISE inferiore a 50.000 euro. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.